Ciao a tutti. Allora, siamo a bordo del Flight Factor A320 a Tolosa. Come ho scritto su volo virtuale, ho deciso di abbandonare definitivamente Prepare 3D per una serie di motivazioni che, boh, se ci sarà tempo vi spiegherò, altrimenti magari ve le spiegherò un'altra volta. E allora, quello che volevo fare, essendo io un amante degli Airbus, ma in realtà anche del mondo Boeing. Allora, quello che volevo fare dopo aver provato per un po' di tempo l'Airbus della FS Labs per Prepare 3D, ho voluto prendere e provare il 320 della Flight Factor. Allora, forte del contributo di un pilota reale che scrive su volo virtuale, volevo appunto fare questo volo per cominciare così un po' a testare le capacità di questo modulo. E poi magari con lui in un thread apposta sul forum, così verificare un po' quelle che sono le reali capacità appunto di questo add-on. Allora, siamo come detto a Tolosa. Quello che volevo fare oggi era provare a simulare un volo di un test flight, un volo di controllo, dopo che questa macchina ha subito un C-check, quindi intervento di manutenzione parecchio approfondito, cosa che tutti gli aerei ovviamente fanno ogni tot ore di volo. E dopo questo tipo di manutenzione vengono effettuati dei voli di controllo per verificare che comunque sia tutto a posto prima di rimettere l'aeromobile in servizio. Bene, allora siamo in questo momento a bordo del nostro A320 all'Italia. Siamo a Tolosa, vedete che ci sono numerosi Airbus che probabilmente hanno subito o stanno subendo la stessa manutenzione. Comunque questi sono tutti modelli statici, non utilizzerò traffico in questo volo. Bene, quindi siamo in una situazione di cold and dark. Come vedete, Flight Factor ci dà questo fantastico EFB. Diciamo che è un tablet da cui possiamo regolare parecchie funzioni per quanto riguarda il velivolo, quindi possiamo regolare per esempio e attivare la GPU, mettere i tacchi alle ruote, quindi a questo punto possiamo avviare la batteria 1, 2 e attivare la corrente proveniente dall'esterno. Una volta fatto ciò, accendiamo, armiamo le luci di emergenza, accendiamo le luci di navigazione e ci dedichiamo al controllo dei pesi. Allora, essendo un volo abbastanza breve come carburante, innanzitutto dobbiamo chiamare la cisterna. Fatto ciò possiamo decidere quanto carburante imbarcare. Io direi che scusate, direi che 6.500 kg potrebbero essere sufficienti. Allora, 6.507. Ce la faccio. Con tracchi R non è così facile. 6500. Ok. Per quanto riguarda i passeggeri, solitamente questi voli, beh, vengono ovviamente effettuati con l'equipaggio, ma senza passeggeri. Simulare magari il peso dei piloti, mettiamo giusto 4 passeggeri, cargo, dobbiamo sempre chiamare i loader altrimenti non possiamo modificare il cargo. Teniamo, ok, 1000 kg.
performance possiamo effettivamente vedere quelli che sono i centri di gravità e tutti quanti gli altri dati in zero fuel weight che andiamo adesso a inserire nell'FMC, nell'MCDU. Ok, fatto ciò, intanto attiviamo l'IRS per l'allineamento. Farò le cose un po' veloci, non ho... così, giusto per andare subito a fare le nostre prove. Ok, inizializziamo il volo da LFB a LFBO. Center of gravity è questo, 19.4, quindi slash 19.4, total fuel on board 6.005, quindi 6.5. Allora, in realtà se noi avessimo inserito zero fuel weight center of gravity, block, fuel eccetera, senza aver impostato le cose prima nelle FB, l'electronic flight black flatback, avremmo potuto inserire direttamente i dati qua, e una volta inseriti i dati, se avessimo messo, vedete che compare weightboarding, se voi cliccate qua lui vi carica quello che voi avete indicato qua all'interno dell'aereo, e quindi ve lo fa vedere anche qui. Quindi, tornando al nostro piano di volo, partiremo dalla pista 3-2 destra e prenderemo il tango bravo Oscar 5 bravo e atterreremo sempre sulla 32 destra, sempre col tango bravo Oscar, in questo caso la 6 tango, inseriamo, controlliamo che ci sia continuità, sì, c'è continuità. Performance page, allora qui abbiamo il nostro trim position up 1.8, quindi andremo a flap 1.8. La flex take off non la calcolo perché in questo momento non apro altri software, andrò a caso, ve lo dico. Ci sono 7 gradi fuori, andiamo con calcolando che siamo molto leggeri, la pista è lunga 3 km, anche se piove, andiamo con 55, lui ci dà automaticamente la rotazione, la V2, la V1, 16 pioggia, sarà 110, perché siamo veramente molto molto leggeri. Ok, quindi la pianificazione sull'MCDU è terminata. Potremmo inserire anche altri dati, tipo i venti, ma io in questo momento non ce li ho. Vedete che queste cose non sono ancora implementate. Il GPS monitor, sì. IRS monitor si stanno allineando. Position monitor. Ok, siamo ancora in fase di allenamento, quindi non abbiamo ancora nessuna posizione. Cioè, data link non funziona, AIDS non funziona, CFDS non funziona, possiamo solo selezionare l'FMGC. Ok, per quanto riguarda la pressione barometrica, in questo momento è 998 millibar. Ok, come salita iniziale prendiamo
Vabbè, lì ci dà un qualche errore. Cancelliamo. Perfetto, come vedete qui vi compare la scritta refueling perché ancora abbiamo attaccato la cisterna, quindi se andiamo dentro service fuel e rimuoviamo, vedete che è scomparsa. Allora, velocemente, una delle prime cose che notiamo rispetto al simulatore di A320 dell'FS Labs è questa. Beh, cominciamo con le note dolenti. L'audio. Allora, secondo me il comparto audio non è dei più fedeli rispetto a quello dell'FS Labs, cioè l'FS Labs come suono effettivamente dà proprio la sensazione di essere all'interno di un cockpit, di un Airbus, mentre per quanto riguarda questo simulatore di A320 della Flight Factor su X-Plane, secondo me, ha ancora un po' da fare perché, per esempio, adesso che noi abbiamo caricato il carburante, andiamo ad avviare l'app. Attendiamo che compaia qui. Ok. Avvio. Avrei dovuto fare il flight test dell'app prima, non l'ho fatto. Aspettiamo che il valore di N2 salga e ci dia APU available qui per attivare l'APU bleed e quindi cominciare a dare aria al sistema di aria condizionata. Se io vado nella pagina relativa all'aria condizionata, vedete che il sistema di aria condizionata è entrato in funzione, ma io assolutamente non sento nessun tipo di variazione di suono per quanto riguarda il fatto che effettivamente comincia ad esserci un circolo d'aria all'interno della cabina dovuto all'aria condizionata. Cosa che invece per esempio sia la PMDG sulla 737 sia la 737 di Zibo, che è il modulo gratuito per simulare i voli su 737-800 di X-Plane, sia l'Airbus dell'FS Labs ci danno invece questi suoni. Cosa che non ci danno invece sono queste fantastiche goccioline che vanno a simulare la pioggia sui vetri della cabina di pilotaggio. Ok, allora il sistema IRS si è allineato, quindi noi dovremmo essere pronti a decollare. Allora, andiamo a selezionare il VORELA DF sul navigation display in modo da avere poi le indicazioni sulla posizione e la distanza del VOR. Qui possiamo rimuovere le scalette e i baggage loader, quindi sarebbero i nastri, i trasportatori dei bagagli, quindi dovremmo essere diciamo, liberi. Possiamo togliere la GPU, controlliamo che i freni di parcheggio siano inseriti, sì, sono inseriti. E andiamo a togliere i tacchi. Ecco qua. Bene, fatto ciò, possiamo andare a richiedere il pushback. Su X-Plane, come lo facciamo? Utilizzando Better Pushback, che è un plugin gratuito, secondo me è fatto benissimo. Come vedete inizialmente noi pianifichiamo
diciamo la strada che vogliamo far fare al pushback, diamo invio. Run to cockpit, blood knowledge, call me through the menu when you are ready. Sentiamo questa fantastica voce registrata che ci dice che possiamo chiamarla attraverso il menu quando siamo pronti. Ogni voce cambia a seconda del paese, quindi quando siamo in Francia c'è un inglese leggermente francesizzato, quando siamo in Inghilterra invece abbiamo il classico inglese molto posh, quando siamo in Germania invece sentiremo un inglese tipico di tedeschi. Adesso noi chiamiamo il pushback, c'è una leggera latenza, ma questo è normale. Ecco qui il nostro trattorino, in questo momento noi possiamo intanto inserire il segnale delle cinture di sicurezza, attivare il beacon e aspettare che il nostro fantastico trattorino si agganci. Ora vi faccio vedere questa cosa molto carina. Vediamo però col tracchier come funziona. Ecco qua, vedete che io posso col mouse selezionare di osservare attraverso la visuale del pilota del trattore. E ora vedrete quanto sia completa e ben fatta l'animazione del pushback. Vedete, viene sollevato il muso del carrello dell'aereo. Stow connected by pin inserted, with parking brake. Ok, quindi rilasciamo e fermi il parcheggio. Starting pushback and you may start engine. Ok, possiamo avviare i motori. Ora magari Piccio ci può dire, guardando i valori dei motori, se effettivamente questi vengono ben rappresentati, cioè se è realistico, diciamo, quelli che sono le tempistiche per l'avvio dei motori. Ecco, avete sentito questo clack, che è il suono tipico di quando il generatore del motore entra in barra, quindi sostanzialmente, ecco, di solito sull'FS Labs questa scritta available compare esattamente quando c'è il clack, quindi il generatore entra in barra. Invece su questo aereo si sente prima il clack e poi la scritta available. Questo non so se sia normale o se possa variare da aereo a aereo, quindi da A320 ad A320. Ah, ricordiamo che questo modulo è soltanto motorizzazione CFM, quindi ancora non c'è l'Airbus con motorizzazione IAE, e per quanto costi comunque $90, questa secondo me se pensiamo a quanto costa l'FS Labs, che costa mi sembra tipo $130, questo ne costa 90, ma quantomeno l'FS Labs ci dà due tipi di motorizzazione teoricamente perfettamente simulate, per quanto io, dopo l'esperienza che ho avuto con quello che è successo col malware, il modo in cui si sono comportati con la questione dei rimborsi eccetera, per me sono quelli di FS Labs sono dei delinquenti.
Ok, i motori sono avviati, quindi facciamo quello che dobbiamo fare di diritto. Ignition mode normal. Disattiviamo la blue bleed, il master switch. Verifichiamo che i flaps, ok, flaps posizione 1, auto brake max. Spoilers and Stow disconnected on bypass pin at removed. Hunting low on the right. Ok, We'll see you taxi next time lights on on. Azure Flight. Aspettiamo di vedere il nostro trattorino che si leva e noi possiamo cominciare il nostro taxi. Ovviamente taxi farò abbastanza velocemente, quindi andrò un po' oltre quelli che sono solitamente di velocità che vanno mantenuti. Solitamente non si superano i 20 nodi. Parking brakes released, vediamo un po' di motore. Ricominciamo il nostro taxi. Questo scenario che vedete di Tolosa è uno scenario gratuito che ho scaricato da xplane.org. Come vedete, potete già notare, per quanto le mie impostazioni siano abbastanza alte, allora una delle cose che per esempio mi ha spinto a passare da Prepare 3D a X-Plane in maniera definitiva è proprio la qualità dei frame, la fluidità del simulatore. Ora, per quanto io stia utilizzando uno dei moduli sicuramente più complessi, non sono all'interno di uno scenario gratuito basico, ma comunque sono all'interno di uno scenario abbastanza complesso. Cioè, come vedete la fluidità, almeno io spero che riusciate a percepirla, ma io vi assicuro che se penso ai compromessi a cui dovevo scendere con l'FS Labs, la 320, dovevo praticamente eliminare l'autogen, eliminare gli alberi, eliminare le case, traffico non ne parliamo. Oltretutto, la visibilità dei pannelli, quindi la leggibilità degli stessi, era una cosa ridicola perché o si utilizzava il super sampling o almeno l'8XMSA con l'FXA attivato, e comunque bisognava avvicinarsi ai pannelli per leggerli, mentre come vedete qui io ho un monitor 1920x1080, non ho grosse risoluzioni. Pensate che quando mi ero lamentato sul forum di FS Labs del fatto che effettivamente numeri i pannelli all'interno degli schermi fossero assolutamente poco leggibili, il signor Lefteris mi aveva risposto consigliandomi di acquistare un monitor 4K. Siccome io gli avevo detto che di lavoro faccio il grafico, e gli ho detto che da grafico potevo dirgli che effettivamente la situazione non era Caution, on taxiway, gestibile e on taxiway. assolutamente andava migliorata. Lui mi ha detto: beh, essendo tu un grafico, probabilmente sarebbe il caso che passassi a un monitor 4K, visto che comunque ti sarebbe anche utile per lavoro. Ora, ha detto che il computer che io uso per lavorare non è lo stesso che io uso per utilizzare il simulatore. Comunque sia, non è una risposta assolutamente da Caution, dare, on taxiway, on taxiway. perché dimostra e ha dimostrato, come al solito, la spocchia e il carattere, la poca intelligenza di un uomo che probabilmente non merita di ricevere i soldi e il rispetto di chi acquista da lui spendendo oltre i 100 euro. Detto ciò,
arriviamo al holding point della nostra pista. Poi ho sbagliato. Ho fatto tutto. Io ho sbagliato probabilmente a selezionare le piste sull'MCDU perché devo prendere la pista 14, non la 32, vabbè, poco male. Quindi prendiamo la 14 destra con il nostro TPO 5 alfa e anche l'arrivo sarà sulla 14 destra. Si erra. Quindi landing lights on, nose lights take off, strobe lights on, TCAS. Io penso che il radar meteo non sia ancora implementato. Comunque vi ripeto che questa è una versione beta, nel senso che loro hanno messo in vendita una beta, questa è la versione 0.8, la versione 1 ancora non è stata rilasciata. Ok, take off config normal. Quindi possiamo procedere. Approaching 1-4 right. On runway 1-4 right. Allora, vista la temperatura, io direi che possiamo. Anzi, lasciamo spenti l'anti-ice, eccetera. Magari vediamo se succede qualcosa per funzione di ghiaccio. Abbiamo 7 gradi, piove. Magari più. Siamo allineati, possiamo procedere con il decollo, portiamo le manette al 5%, aspettiamo al 5, scusate, al 5, aspettiamo che si stabilizzino, okay, andiamo in flex, quindi flex 55 SRS runway to thrust blu, ok, power check. One rotate, esattamente leggeri, abbiamo raggiunto la velocità della luce. Positive climb, gear up. Gear up. Ok, autopilot one on. Bene, siamo decollati. Allora, vi voglio far vedere questa cosa dei tergicristalli, che effettivamente vedete che funzionano. Cioè che effettivamente tolgono l'acqua. Per quanto queste gocce secondo me sono giganti, vedete quanto grosse sono. Però diciamo che l'effetto generale è abbastanza buono. Bene, allora rieccoci qui, siamo arrivati in una zona tranquilla, siamo sopra il mare, qui possiamo quindi cominciare i nostri test. Allora, per quanto riguarda i test, beh, direi che inizialmente potremmo partire con quello che è una delle features più interessanti che furono introdotte con l'Airbus e quindi con il sistema fly-by-wire, quindi la protezione dallo stallo. La protezione dello stallo è un sistema che entra in gioco quando la velocità dell'aria scende eccessivamente e il sistema quindi ci impedisce di portare l'aereo in uno stallo completo, portando innanzitutto i motori alla massima potenza,
e appunto impedendoci di alzare il muso oltre un certo livello. Quindi per cominciare questa prova innanzitutto togliamo il pilota automatico. Portiamo quindi l'aereo in una condizione di rischio di stallo. Tiriamo sul muso. Come vedete, per quanto io adesso stia tirando indietro la cloche, l'aereo sta abbassando il muso. Ho ghiacciato, dice, di angle of attack, captain total air temperature, FOAV. Qui dovrei aver ghiacciato un po' di sensori. Come vedete, è comparsa la scritta Alpha Floor. E i motori sono andati in, dovrebbero essere andati in toga, anche se questa cosa bene non mi è molto chiara. Comunque, insomma, vedete che l'aereo è ancora controllabile e il sistema mi ha impedito di portare allo stallo completo il velivolo. Ok, fatto ciò, riportiamo l'aereo ad un assetto normale. Disattiviamo. In realtà non capisco se fosse passato in toga o no. Comunque, disabilitiamo l'autotrust, lo riattiviamo. Riportiamo anche l'aereo ad un'altitudine consona, in quanto, come sentite, questo suono è un suono che ci dice che vi è stata una variazione di altitudine rispetto a quella indicata nel pannello in cui noi andiamo a impostare appunto l'altitudine. Non so se questo suono sia una cosa normale, non so assolutamente nemmeno come spegnerlo. Dovrebbe spegnersi da solo una volta arrivati a l'altitudine corretta. Intanto diamo un'occhiata sulla mappa dove stiamo in questo momento. Ok, siamo all'interno di un golfo a sud di Montpellier. Viriamo in questo momento a sud. Viriamo per 180. Andiamo in managed per quanto riguarda anche la velocità. Adesso, appena la velocità si sarà stabilizzata, proveremo invece la protezione per quanto riguarda il ratio di virata, che non dovrebbe mai il bank angle, quindi l'angolo appunto di bank o di virata, che non dovrebbe mai superare un certo valore. Ora aspettiamo che l'aereo si metta in posizione con prua su 180.
magari scendiamo a un livello di volo in cui l'aria sia un po' più spessa. Andiamo anche di spoiler. Come vedete, i contrail, le scie sono una cosa veramente orribile, perché sembra che il motore stia andando a fuoco. Queste sono delle pecche che, non so, spero che prima o poi sistemeranno. Riduciamo la velocità. Ok, perfetto, ora quindi controlliamo la protezione per quel che riguarda il bank angle e quindi la protezione delle virate. Allora, in realtà il pilota automatico si sconnetterebbe con questo tasto. Io ancora non ho trovato il modo per assegnare questo tasto al mio joystick, quindi mi tocca farlo manualmente. Ok, quindi ora verifichiamo la protezione per quanto riguarda la virata. Quindi dovremmo noi riuscire a portare l'aereo al massimo angolo di virata. Che nella fattispecie è questo, anche se mi sembra un pochino eccessivo. Lascio il joystick. Ok, e lui adesso mi sta portando allora questa cosa della sirena d'allarme dell'altitudine è insopportabile. Ok, manteniamoci in un limite. Ok, adesso riproviamo a portare di nuovo il joystick tutto a sinistra. Allora, come vedete non va oltre questo angolo. Io appena mollo il joystick, lui mi riporta in questa situazione, che francamente non so dirvi se sia una cosa corretta o no. Magari Piccio, che è un pilota vero di Airbus, sarà in grado di dirci.
farci questa cosa. Ora facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Vedete che spariscono le barre del fly director, questo non so se sia normale o no. Ok, lasciamo il joystick e di nuovo lui ci porta. In questa situazione comunque sia, a quanto pare sembra che comunque l'aereo non sia, ecco, diciamo, ribaltabile dal punto di vista delle virate, cioè non riusciamo comunque ad andare oltre un certo angolo di virata. Ok, riportiamolo orizzontale. Ok, a questo punto proviamo a disabilitare uno dei sistemi che controllano il volo, per esempio l'ELAC. Ok, c'è comparso. Sono comparse delle ICAM action. Andiamo a vedere un po'. Flight controller lag 1 fault. Scusate che nel frattempo rimetto in assetto. Ok. Dobbiamo andare a rimettere anche il pilota automatico. Allora, abbiamo detto, abbiamo disabilitato il sistema ELAC 1, quindi abbiamo flight control ELAC 1 fault, ELAC 1 off, then on, if unsuccessful, ELAC 1 off, flight control, aileron servo fault. Ok, abbiamo sulla pagina dei sistemi di controllo questa indicazione ELAC 1 on e abbiamo questi quadratini gialli attorno ai sistemi blu e green idraulici per quanto riguarda gli alettoni sinistra e destra. Ok, in questo caso master caution, dopodiché ICAM action, facciamo finta che non si sia attivato. Quindi abbiamo la nostra pagina, ok, quindi abbiamo il nostro sistema INOP System ELAC 1. Vogliamo vedere se ne disabilitiamo anche un altro? Togliamo il FAC 1. Non succede nulla. Togliamo anche il FAC 2. Ok, flight control alternate low protection lost, vuol dire che tutti quei sistemi che abbiamo visto prima di protezione per quanto riguarda la virata, lo stallo, non sono più presenti. Velocità massima 320 nodi o Mach.77. Vediamo lo status, cosa ci dice. Minimal rat speed, non so cosa significhi, 140 nodi, approach procedure for landing, use flap 3, ground proximity warning system flap mode off, ground proximity warning system landing flap 3 on, approach speed VRF più 10 nodi, landing distance procedure apply, cioè queste sono quelle procedure che indicano quanto aumenti effettivamente la distanza di necessaria all'atterraggio rispetto a quello che sarebbe normalmente se se fossimo in una situazione normale. Ora teoricamente qua mi dice when landing down, landing gear down, direct low. Cosa significa? Che nel momento in cui io faccio scendere il carrello di atterraggio, lui automaticamente praticamente disabiliterà il sistema fly by wire, quindi io sarò direttamente responsabile delle manovre dell'aereo senza avere il filtro dei computer.
quindi magari proviamo a ridurre ancora un po' la velocità. Ci portiamo a 240 nodi. Vedete che sono comparsi questi asterischi? Ecco, questi asterischi significano che io effettivamente non ho più, credo, spero di non dire una cavolata, la protezione per quanto riguarda, abbiamo detto, lo stallo e la virata data dai sistemi automatizzati dell'Airbus. Quindi portiamoci ad una velocità tale per cui riusciamo a estrarre il carrello e poi anche a magari rifarlo salire. Continuiamo a scendere. Io vorrei arrivare al green dot, anche se non mi compare. Eccolo là, quindi diciamo che scendiamo a 200 nodi. Ok, fatto ciò, proviamo a verificare la manovrabilità dell'Airbus. E poi proveremo anche a tirare, estrarre i carrelli e vedere come si comporta in direct low. Quindi disattiviamo il pilota automatico. L'aereo ora ricomincia a virare a destra, non mi mantiene quindi più la prua come teoricamente dovrebbe fare. Io viro. Mi chiedo se anche il trim, l'autotrim si sia disabilitato oppure no. Mi sembra di no perché lo vedo muoversi. Ok, a questo punto vediamo cosa succede se tiriamo giù il carrello. Eccoci qua, siamo in direct low protection lost, quindi max speed 3, manual pitch trim use, quindi in questo caso saremo costretti a trimmare da solo. Vedete che adesso io faccio molta più fatica a mantenere l'aereo in volo e sono costretto a usare il trim manualmente. Magari, ecco, ci mettiamo così, così più o meno vediamo un po' tutto. Io adesso vedo che è molto più sensibile il joystick rispetto a quanto era prima. Vedete che adesso tendo a fare un po' di pitch down. Ok. Se io adesso provassi a fare qualche manovra estrema, sicuramente farei. Perché se io per esempio adesso provo a virare, vedrete che lui non mi sosterrà più e mi farà andare ben oltre quello che è il limite, vedete? Ok, a questo punto direi che possiamo innanzitutto tirare sul carrello. Ora lui dovrebbe tornare Ok, niente, continua. Ok, vedete che ora è scomparso. Siamo in alternate low, ma non siamo più in direct low. Quindi il trim è tornato in modalità automatica. E direi che possiamo riattivare. I nostri sistemi.
attiviamo anche il pilota automatico. Io vorrei riuscire a disattivare questo suono veramente fastidioso, ma non so se posso fare questa cosa o no. Ok, comunque, insomma, questo è il modo in cui io ho interagito con i sistemi fino adesso. Ora proviamo a fare una cosa ancora più particolare, che penso non si potrebbe, non so se la facciano nella realtà quando fanno questi test. Proviamo a spegnere un motore e a farlo ripartire in volo. Allora, per sicurezza, innanzitutto faccio partire l'APU. Vediamo dove siamo arrivati nel frattempo. Ok, siamo ancora qua in questa zona. Ora magari ci dirigiamo verso est. Ok, una volta che saremo con prua rivolta est, proviamo a... Intanto aumentiamo un po' la velocità. Ok, l'APU è acceso. E proviamo a spegnere il motore numero 1. Ok, lever maximum continuous thrust. Abbiamo visto che ci sono spenti gli schermi di sinistra, quindi andiamo con MCT. Eccoci qua. Portiamo la manetta di sinistra in idle. Ok, vediamo cosa ci dice l'ICAM. Engine 1 bleed abnormal pressure, X bleed open. Ok, engine 1 shutdown, engine mode select ignition, if no fuel leak, fuel X feed on. Ok, quindi andiamo in engine mode ignition. Non abbiamo perdite, quindi attiviamo il fuel X feed. Eccola qua. Quindi puliamo. Quindi abbiamo questa situazione in cui abbiamo l'APU generator che ci sta dando elettricità al TR1 DC1. Ok, ne abbiamo land ASAP, electric, air bleed e brakes. Andiamo a vedere, ci dovrebbe far vedere qua anche la bleed, ci fa vedere che ci manca totalmente la l'air bleed del motore che abbiamo spento l'1. Per quanto riguarda i carrelli, brakes, non so, qui non ho nessun tipo di indicazione su quello che sarà il malfunzionamento dei sistemi. Quindi approach speed WRF più 5, one pack only if wing anti-ice on. Ok. In operative system, nessuno. Ok, proviamo a vedere se riusciamo a riaccendere il motore. Io sinceramente la procedura non la conosco, mi limito in questo momento a mettere engine 1 su on.
Abbiamo l'N2 che è abbastanza bassa. Proviamo a accendere la APU grid. Vediamo se cambia qualcosa, mi sembra di sì. Ok, l'N2 sta salendo. Ok, abbiamo avviato il motore 1. Range, ok, range 1 bleed open on a pressure, mix bleed open.